Hola amigo, oggi ti suona un grande classico della musica italiana, Spacca cuore di Samuele Bersani. Ma non pensarmi più, ho detto di... Alla batteria nel brano originale c'è il grande Maurizio De Lazzaretti, io te la suono tutta, ti spiego un po' di cose importanti se la vuoi imparare e soprattutto ti lascio il PDF scaricabile qui in descrizione con tutta la trascrizione nota per nota. Ma adesso partiamo subito col brano, vamos! Ragazzi, che gran pezzo, molto divertente da suonare, sembra facile ma non lo è perché ci sono alcuni elementi
che mettono veramente in difficoltà, a partire proprio dal groove principale, questo loop, questo pattern che si ripete sempre, che fa così. Perché è difficile questo pattern? Perché è complicato? Perché intanto dobbiamo mantenere la continuità sul Charleston, facendo sentire questi accenti alternati per tutto quanto il pezzo. E non incartarci, soprattutto con quel colpo di rullante che c'è in mezzo, perché il primo colpo di rullante ancora, il secondo si trova in una posizione in cui io sto suonando l'accento debole sul piatto, ma devo suonare forte il rullante, quindi te lo faccio lento. Ok? Mi trovo in questa posizione. Quindi se non sono coordinato rischio di fare... E non vogliamo che succeda questa cosa. Per fare questo, se la vuoi suonare proprio come il loop originale, che poi di fatto è una batteria elettronica e le batterie elettroniche non hanno questo problema, devi cercare di sviluppare al massimo il movimento in uno spazio breve. Quindi riuscire a ottenere un colpo accentato con questo movimento a frusta, chiamalo Muller, chiamalo come vuoi, ne ho parlato in tanti video, ti lascio anche un paio di link in descrizione perché ho fatto dei video specifici su questo argomento, anche quello del Charleston. Però, ad esempio, Maurizio dei Lazzaretti mi ha detto proprio personalmente che spesso questo pezzo, non so se spesso o sempre, comunque lo fa eliminando quella nota del Charleston perché non la ritiene fondamentale. Quindi si semplifica un pochino la vita facendo di fatto questo. Quindi togliendo quel colpo. Un altro modo per semplificare questo groove sarebbe per esempio avere un secondo rullante, perché noterai che la batteria acustica entra nei ritornelli e nelle parti appena dopo il ritornello, però il loop delle strofe ha un rullante abbastanza cicciottello, quindi si potrebbe pensare di usare un rullante a sinistra e fare tu. E così diventa più semplice perché non ho più l'incrocio delle mani. Io per semplificare il tutto l'ho fatto con un kit standard, così tutti possono essere in grado di studiarlo e vederlo in questa maniera. Quindi il groove, ricapitolando, Charlie continuo e questa nota rullante in mezzo che puoi decidere di semplificare togliendo un colpo di Charlie. Il secondo aspetto interessante sono le dinamiche, perché questo pezzo, soprattutto nelle parti dove c'è la batteria acustica, ha dei giochi dinamici interessanti, non solo perché passa dal rullante al bordo del rullante, ma vedrai in partitura che ho proprio messo delle sezioni dove indico mezzo piano, piano, oppure dei decrescendo dinamici, dove dobbiamo scendere con la dinamica. Questo è un aspetto importante che anch'io ho fatto fatica a suonare esattamente come avrei voluto, insomma. E infine ci sono i fill, che non sono complicatissimi, ci sono un paio di crescendo, anche se sono decrescendo a una certa velocità, quindi fai attenzione a non flemmare i colpi, cioè a non finire a fare... Questo lo farebbe Vinny con l'aiuta, no, perché usa spesso i flam. Noi cerchiamo di mantenere gli unisoni. E ci sono alcuni sticking dei fill, delle diteggiature interessanti che io ho messo in partitura, molto raffinati, devo dire, eleganti questi fill qua, molto molto belli. Li puoi guardare dalla partitura PDF da scaricare e rivedere il video nelle sezioni in cui li suono. Non sono difficili, bisogna solo farli girare. Ultima cosa, un dettaglio importante, verso la fine del pezzo ci sono un paio di colpi raffinati, elegantissimi, suonati con il press roll sul rullante. Quindi questo al posto del colpo forte, perché in quel momento il brano sta scendendo di dinamica e quindi probabilmente Maurizio ha scelto di usare, mantenendo inalterato il solito pattern, usare questo colpo sul rullante per portarti in una dinamica più bassa. Ti faccio sentire un esempio della battuta 72. Per ottenere questo colpo fai attenzione a non schiacciare troppo
sulla pelle, cioè non pressare troppo, non stringere troppo con l'indice, altrimenti non escono i colpi. L'ideale sarebbe riuscire ad avere un relax tale da far uscire più colpi possibili rimbalzati uno dopo l'altro. Era da un bel po' che volevo fare questo tutorial. Come vedi, sto leggendo la partitura in tempo reale che mi scorre su questo tablet che ho installato sopra il mio primo tom. Questa è la stessa tecnologia che ho nella mia scuola online, dove tutti gli esercizi sono strutturati in questa maniera, con la partitura che scorre. C'è anche il tutorial di questo brano e molti altri, sono più di 70, con il video, con l'esecuzione, con la partitura. Questo è un sistema di studio sicuramente più avanzato. Se ti va di dare un'occhiata e capire come funziona questa tecnologia che ho adottato nei miei corsi, vai a vedere su corsi.suonarelabatteria.it e in particolare questo brano è incluso nel corso Batterista da Zero. In ogni caso, se vuoi studiare alla cara e vecchia maniera, ti ricordo che c'è il PDF scaricabile qui in descrizione, trovi il link diretto. Ti voglio ricordare anche che ho fatto due bellissime interviste con Maurizio dei Lazzaretti, veramente due interviste che a me sono proprio rimaste nel cuore, perché io sono dichiaratamente un suo fan, ho studiato con praticamente tutti i suoi libri che ti consiglio di guardare. Insomma, è un didatta fantastico, oltre che un batterista. Insomma, non lo devo dire io che batterista è Maurizio dei Lazzaretti. Maurizio, se mai vedrai questo video, spero di averla suonata decentemente e averti reso giustizia. Comunque, io mi sono divertito di brutto. Questo pezzo si aggiunge a tutti gli altri tutorial che ho già fatto. C'è una playlist dedicata proprio allo studio delle canzoni con la partitura e il PDF scaricabile. Ci vediamo alla prossima. Buona musica, un abbraccio, ciao.